Meno ricoverati, ma ci sono due morti, due decessi avvenuti nell'ospedale di Sestri Levante collegati al coronavirus. A perdere la vita due donne, una di 85 anni nata a Nerone ma che viveva a Lorsica, l'altra di 84 anni nata a Latronico in provincia di Potenza e residente a Lavagna. Ci sono meno ricoverati nel Levante e anche meno persone in sorveglianza attiva. 64 i pazienti in ospedale, ieri erano 70, di cui 9 in terapia intensiva, quest'ultimo dato invariato, e 389 persone in sorveglianza attiva, ieri erano 405. Regione Liguria prevede di iniziare la distribuzione delle mascherine a partire dalla giornata di venerdì attraverso farmacie ed edicole e prosegue la distribuzione dei buoni spesa per coloro che si trovino nella impossibilità di far fronte al fabbisogno alimentare di se stesse e del proprio nucleo familiare. E nonostante i controlli per verificare l'osservanza delle misure di contenimento del contagio dal virus, festino notturno, irruzione in un appartamento della polizia a Chiavari per scappare un giovane, resta appeso nel vuoto al terzo piano di uno stabile. Due decessi avvenuti nell'ospedale di Sestri Levante collegati ovviamente al coronavirus. A perdere la vita due donne, una di 85 anni nata a Nerone ma che viveva a Lorsica, l'altra di 84 anni nata a Latronico in provincia di Potenza e residente a Lavagna. Intanto la distribuzione delle mascherine che dalla Protezione Civile sono giunte alla Regione, che deve assegnarle a comuni e popolazione, dovrebbe avvenire tra venerdì e sabato. Le modalità di distribuzione delle mascherine alla popolazione saranno decise nelle prossime ore dal gruppo di lavoro che sta decidendo, ha affermato il presidente della regione Giovanni Toti. Potremmo distribuirle a domicilio, ma in questo modo abbiamo stimato occorrerebbero una decina di giorni almeno, oppure attraverso edicole o farmacie, sapendo che questo comporta una grande responsabilità da parte di tutti coloro che se ne riforniranno. Le quantità e le modalità di distribuzione saranno oggetto delle riunioni che sono in corso. Comunicheremo giovedì il dettaglio delle decisioni assunte. Per quanto riguarda i comuni, conclude l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, stiamo preparando un'ulteriore spedizione di mascherine chirurgiche e FFP2 per la continuità dei servizi essenziali. Da oggi intanto obbligo di mascherina per tutti a Recco. Nella città del Golfo Paradiso si potrà uscire di casa solo con naso e bocca coperti. Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, dice il sindaco Carlo Gandolfo, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, in subordine a qualunque altro sistema di protezione quali sciarpe, foulard e simili, qualora non sia stato possibile reperirle, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Le sanzioni per i trasgressori? Da 400 a 3.000 euro. E questa mattina il comune di Lavagna ha ricevuto da Ascom Chiavari, l'associazione per il commercio, 200 mascherine protettive dedicate ai commercianti. L'assessore comunale al commercio Danilo Bersaglio e la presidentessa del CIVE Centro Storico le hanno lasciate in consegna all'edicola San Buceti di via Roma, il Caruggio, e all'edicola Ghio di Piazza della Libertà, la piazza del comune. Gli esercenti che ne avessero necessità sono invitati a presentarsi da domani muniti di documento d'identità per il ritiro. Istituita a Rapallo una task force che nei prossimi giorni effettuerà controlli a tappeto nella città ruentina. La decisione è stata presa questa mattina nel corso di un incontro tra il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, l'assessore comunale alla protezione civile Franco Parodi e il comandante della polizia municipale Fabio Lanata. Le verifiche riguarderanno le attività commerciali e gli spostamenti in automobile o a piedi, ma soprattutto saranno concentrate sui potenziali ingressi nelle seconde case dei turisti. Questo, dice il primo cittadino rapallese, è un momento decisivo per la salute nazionale e dei miei concittadini. I tagliandi per i buoni spesa a Santa Margherita Ligure hanno il valore di 10 e 20 euro e sono distribuiti direttamente dal comune per essere usati come mezzo di pagamento presso gli esercizi commerciali e le farmacie.
devono essere utilizzati entro il 31 maggio, ne hanno diritto residenti che, per effetto dell'emergenza coronavirus, si trovino nella impossibilità di far fronte al fabbisogno alimentare di se stessi e del proprio nucleo familiare e si trovino in una delle seguenti condizioni: lavoratori dipendenti di aziende private la cui attività sia stata ridotta o sospesa, lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano subito la chiusura o la restrizione della propria attività, lavoratori stagionali impossibilitati a riprendere il lavoro, persone prive di reddito o impossibilitate ad avviarsi ad attività produttiva, persone in stato di bisogno che già non usufruiscono di aiuti alimentari. Il modulo per la domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Santa Margherita Ligure, oppure può essere ritirato direttamente all'ingresso del municipio al piano terra. In caso di necessità di supporto per la compilazione della domanda si possono però contattare i numeri di telefono 0185 205361 o 0185 205360 per concordare la modalità di ritiro e consegna della domanda. Il servizio sociale del Comune di Santa Margherita Ligure potrà contattare gli interessati per verificare meglio le situazioni dichiarate nella domanda e il possesso dei requisiti. In alcuni punti vendita Coop uno spazio sarà riservato alla cosiddetta spesa sospesa. Si tratta di una raccolta di generi di prima necessità promossa in collaborazione con le associazioni di volontariato. Chi vuole partecipare può aggiungere alla propria spesa qualche prodotto da donare alle famiglie del Levante in difficoltà, preferendo gli alimenti a lunga conservazione e i prodotti per la cura della casa e della persona. I volontari delle associazioni ritireranno poi i prodotti e li distribuiranno alle persone fragili. Sono 4 i punti vendita Coop del Levante, dove il progetto è già attivo. Sono la Coop di Recco, in collaborazione con il Centro d'Ascolto Vicariale, il supermercato di Rapallo, con la consulta del volontariato, il supermercato di Santa Margherita Ligure, con il progetto Pane Nostro della Caritas, e l'Ipercoop Ileudi di Carasco, in collaborazione con i comuni di Carasco e Ne. Ieri notte i poliziotti del commissariato di Chiavari, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, sono intervenuti all'interno di un appartamento nel centro storico di Chiavari, dove si stava svolgendo una festa notturna con tanto di musica ad alto volume. Nell'abitazione si trovavano alcuni giovani, anche minorenni, uno dei quali già sanzionato nei giorni scorsi, per sfuggire al controllo ha scavalcato il balcone aggrappandosi alle inferriate, rimanendo appeso nel vuoto al terzo piano dello stabile. Per fortuna l'intervento degli agenti ha scongiurato il peggio. Il giovane è stato messo in sicurezza prima che il suo gesto potesse avere conseguenze più gravi. In questi ultimi giorni i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno intensificato i controlli per verificare l'osservanza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. E durante l'attività, tra le persone sanzionate poiché trovate per le strade cittadine di Chiavari e Lavagna senza un giustificato motivo, i poliziotti hanno segnalato in via amministrativa 3 persone trovate in possesso di hashish, mentre un altro è stato denunciato per la detenzione di droga ai fini dello spaccio. L'uomo, un italiano pluripregiudicato di 52 anni, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Lavagna mentre scendeva dal treno con circa 20 grammi di eroina che lo stesso era andato ad acquistare a Genova per poi rivendere sulla piazza di Lavagna. Durante la perquisizione domiciliare presso la sua abitazione è stato anche rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, materiale utile al confezionamento e denaro contante provento ovviamente dell'attività illecita. Ieri mattina a Recco i carabinieri della stazione locale della cittadina del Golfo Paradiso, nell'ambito di specifici servizi tesi a far rispettare le misure di contenimento per la diffusione del coronavirus, dopo i relativi accertamenti hanno sanzionato un 58enne risultato essere presidente di un'associazione.
Gli operanti, nonostante i vigenti divieti, hanno trovato all'interno dell'associazione l'uomo mentre somministrava bevande alcoliche ad alcuni avventori che si trovavano dentro il circolo. Pertanto è stata avanzata alla prefettura la proposta della sospensione dell'attività. Sono Carola Tosi, frequento il quinto anno del liceo Marconi del Pino di Chiavari, opzione economico-sociale. Come molte altre scuole d'Italia, anche la mia ha chiuso il 24 febbraio a causa di questa emergenza sanitaria. Dopo trascorsi i primi giorni di incertezza e insicurezza, la preside e i professori si sono attivati con la piattaforma Meet per permettere le lezioni di didattica a distanza. Questa didattica a distanza funziona poiché c'è molto impegno da parte di tutti gli insegnanti e noi siamo autonomi nel gestire e nell'usare comunque tutti gli strumenti necessari, anche se ciò non toglie che è molto faticoso. Infatti io e i miei compagni trascorriamo tutte le mattine facendo lezioni, seguendo lezioni o facendo interrogazioni e verifiche, mentre nel pomeriggio completiamo tutto ciò con lo studio individuale. Quest'anno per me e per i miei compagni, come per tanti altri ragazzi, è l'ultimo anno. C'è ancora molta incertezza su come si svolgerà l'esame di maturità. Io penso che il Ministero dell'Istruzione stia valutando i criteri per far sì che sia un esame in cui ciascuno di noi possa dimostrare quello che ha appreso in questi anni e ciò che è. Nel caso in cui le lezioni regolari, scolastiche, non dovessero ripartire, c'è la possibilità che un'unica soluzione di esame che prevede solo la prima prova orale della durata di almeno un'ora e mezza, con esercizi matematici e traduzioni a seconda del tipo di percorso. Mentre se ci sarà un rientro a scuola, si è parlato di un esame di maturità con il primo scritto di italiano uguale per tutti, mentre la seconda prova stabilita dalle singole commissioni. Ci sono ancora molte incertezze, ma ciò che è sicuro è che ci sarà tutta una commissione interna e mentre il presidente esterno. Da parte mia e dei miei compagni posso dire che ci stiamo impegnando molto e affrontiamo tutto con molta serietà, grazie anche al supporto dei nostri insegnanti. Salve a tutti, mi chiamo Gabriele Ginocchio, frequento la classe 5a B del liceo artistico statale Luzzati di Chiavari. Allora, la nostra scuola ha attivato il servizio di didattica digitale già a partire dalla settimana tra il 2 e l'8 marzo, quando ormai la situazione a livello nazionale era abbastanza delineata e la didattica è diventata operativa già a partire dal 9 marzo, cioè dalla settimana successiva. Noi come scuola siamo serviti di applicazioni quali Google Meet per quanto riguarda la didattica a distanza propriamente detta, cioè le lezioni virtuali. Praticamente in questo modo il docente e l'alunno potevano interagire a livello video e audio tutti insieme a livello di gruppo classe. E al contempo abbiamo usufruito dell'applicazione Google Classroom per quanto riguarda invece la didattica propriamente detta. Cioè praticamente ci venivano a noi studenti fornite dispense di studio, tuttora ci vengono fornite, e noi studenti abbiamo invece il dovere di inviare esercitazioni scritte se richieste oppure compiti a cadenza regolare. Devo dire che nella nostra scuola questo metodo ha funzionato in maniera abbastanza efficiente. La copertura, se non erro, si aggira intorno al 95% dai dati che ho visto e quindi siamo abbastanza soddisfatti. Ovviamente c'è qualche problema legato alla connessione a internet, non tutti purtroppo si possono permettere di essere collegati a queste applicazioni, anche perché a livello di consumo sono abbastanza dispendiose e di conseguenza abbiamo segnalato questo problema a tempo debito alla consulta provinciale della città metropolitana. Per quanto riguarda invece i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione nel caso il rientro non si dovesse effettuare entro il 18 maggio, devo dire che alcuni di noi sono rimasti, se non preoccupati, quantomeno perplessi. Questo perché? Perché come saprete
se entro questa data non si dovrebbe rientrare a scuola, la maturità sarebbe composta da un unico esame orale potenziato, della durata di circa un'ora, per via telematica. Ora, noi comprendiamo perfettamente le ragioni che hanno portato il Ministero a questa decisione, tuttavia dobbiamo ricordare che il risultato di questo esame, che faremo quest'anno tra giugno e luglio, influirà sul resto della nostra carriera lavorativa e non solo. Per cui noi auspichiamo che le decisioni prese comprensibilmente in fretta e furia in questi giorni siano tali da non penalizzare la nostra vita nel futuro. Noi del 2001 non abbiamo alcuna intenzione di passare alla storia, di essere ricordati come quelli del 6 politico. Noi vogliamo avere le stesse possibilità e vogliamo cercare di meritarci le stesse possibilità che hanno avuto tutti gli altri nostri coetanei nel corso degli anni precedenti. Per il resto, per quanto riguarda il nostro liceo in particolare, in tutti i licei di indirizzo artistico, la cosa che ci lascia un po' perplessi è la natura della seconda prova che verrebbe in questo caso accantonata. Questo perché? Perché comunque noi come indirizzo liceale artistico abbiamo come materia di indirizzo delle discipline di stampo sia teorico ma anche e soprattutto pratico. Parliamo ad esempio delle arti figurative propriamente dette come la scultura e la pittura, ma anche di architettura, design, scenografia. E quindi questa situazione rischia di compromettere in maniera abbastanza grave lo sviluppo della nostra materia di indirizzo durante l'esame. Noi, come penso capirete, non possiamo effettuare una seconda prova in maniera efficace se si tratta di una cosa pratica tramite un esame orale. Possiamo sì effettivamente portare nozioni di teoria, ma non effettuare una seconda prova effettivamente considerabile come tale. Nel complesso, dunque, noi auspichiamo al fatto che comunque il corpus dell'esame sia in qualche modo mantenuto. Nello specifico parlo del mantenimento della prima e soprattutto della seconda prova, per i motivi di cui ho parlato prima. E in secondo luogo, noi confidiamo anche nel fatto che si possa usufruire di un servizio legato a queste due prove che sia simile a quello che abbiamo utilizzato in questi tempi per quanto riguarda la didattica online, perché altrimenti alcune persone, come dicevo prima, ne risulterebbero penalizzate a causa delle risorse internet. Per cui mi auguro che, ad esempio, le prove scritte o pratiche come quelle che dovremmo affrontare siano inviate come attualmente facciamo per quanto riguarda le esercitazioni scritte oppure le tavole di carattere pratico. Per il resto, adesso noi attendiamo le disposizioni del Ministero e di conseguenza ci prepareremo per il prossimo esame di maturità. Un augurio di buon proseguimento a tutti e grazie. Dal 10 di marzo abbiamo iniziato a ragionare, da quando c'è stata l'emergenza Covid, di come far funzionare le scuole. Unitamente alle scuole medie ci siamo incontrati con i rispettivi dirigenti, sia per quanto riguarda la GB della Torre che per quanto riguarda l'Ilaria Alpi, e con entrambe le dirigenti abbiamo avviato un lavoro insieme. In particolar modo siamo giunti adesso, è stata approvata in giunta giovedì, una pratica a cui tenevo molto anche io e molto le dirigenti a cui avevano già lavorato, che è quella di fornire una biblioteca online ai ragazzi, e il comune ha deciso di regalare sostanzialmente un libro perché ha dato un contributo in modo che tutti gli studenti possano acquistare un libro da questa biblioteca, che poi sarà un servizio permanente a tutti gli studenti, oltre che la possibilità di usufruire di giornali online. Gesù si commuove, piange per il suo amico e dice alle sue sorelle, tuo fratello vive. Ecco, cosa significa questa pagina in questi giorni, in queste settimane che davvero stiamo vivendo a volte con il cuore in gola? Quali sono le domande che nascono di fronte a Gesù e
E quali anche sono le parole che Gesù ci consegna per la nostra vita? Innanzitutto Gesù ci dice che lui è vicino, ci ama, ci vuole bene, ci sta accanto e innanzitutto sa commuoversi per ogni persona che soffre. Ecco, il rischio di queste nostre settimane è che leghiamo più quello che accade a volte ai numeri. I numeri che salgono, che scendono, che ci fanno tremare di più oppure tirare un sospiro di sollievo, ma dietro tutti questi numeri ci sono delle persone. Ecco, Gesù sa essere accanto a ogni storia, sa essere vicino, sa piangere di fronte a quello che è il mistero della sofferenza e della morte. Allora Gesù non ci viene a dare delle risposte, ma innanzitutto una presenza vicina. Ci dice che anche in quei momenti più drammatici siamo amati. Gesù sa piangere, sa stare vicino alle due sorelle che sono le due amiche. Ecco, forse oggi sentiamo che una cosa che ci manca è la vicinanza dell'amicizia. Anche ascoltando e parlando con i ragazzi, quello che manca di più sono gesti e parole di vicinanza tra gli amici. E allora Gesù ritorna con queste parole che sono innanzitutto parole di consolazione, ma anche parole di speranza. O Vergine Madre, gloria del Libano, splendore del Carmelo e di Saron, adombrata nella visione del santo profeta Elia, custode nei secoli dell'ordine carmelitano, che ci hai donato nell'antico scapolare un segno della tua materna protezione, veglia con amore sugli abitanti di questa città, che da sempre guardano con cuore fiducioso di figli alla tua immagine benedetta, venerata in questo santuario. Sii il modello della fede e della vita cristiana, la consolazione dei sofferenti, la speranza dei poveri, la gioia dei fanciulli, la virtù dei giovani, l'esempio delle spose e delle madri, la difesa della gente di mare, l'aiuto e la fiducia delle anime del purgatorio. E come con la tua preghiera presso l'Altissimo hai preservato Lavagna dal funesto contagio della peste, dei ti invochiamo, salvaci dal peccato e accordaci la piena comunione di grazia con il tuo divin figliolo, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Previsioni per domani, mercoledì 8 aprile. Cielo sereno su tutta la regione. Venti settentrionali tra deboli e moderati, con locali rinforzi al mattino sul centro e generale attenuazione dal pomeriggio. Mare poco mosso. Umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste. Sulla costa tra 12 e 22 gradi. Vento a terra tra 6 e 23 gradi.